Allora, in questa lezione andremo ad affrontare quella che è la struttura civilistica del conto economico e la sua rispettiva riclassificazione, che come vedremo è ovviamente un pochino più complessa rispetto a quella dello stato patrimoniale perché comprende tre metodi di riclassificazione, ma lo vedremo a breve. Allora, a livello civilistico, il conto economico innanzitutto che cosa rappresenta? Il conto economico rappresenta l'aspetto appunto economico e reddituale di quella che è la vera e propria produzione della società o dell'azienda. Quindi il conto economico va ad inserire tutti quelli che sono i componenti positivi e negativi di reddito maturati e quindi di competenza dell'esercizio in corso. Ecco, a differenza dello stato patrimoniale, ricordiamo una cosa fondamentale: il conto economico si apre e si chiude all'interno dell'esercizio, quindi si apre il 1 gennaio, si chiude il 31/12 e non si va a riaprire successivamente, si riaprono solo gli elementi di stato patrimoniale, eccetera. Però il conto economico si apre e si chiude, quindi tutto quello che avviene durante l'anno rimane a bilancio, ma nell'esercizio successivo si ricomincia completamente da capo. Invece lo stato patrimoniale si porta avanti tutta quella che è la storia patrimoniale dell'impresa e della società, quindi dal momento della sua costituzione fino alla sua eventuale chiusura oppure alla sua attività che sta svolgendo. Quindi questa è una differenza fondamentale: il conto economico è annuale, lo stato patrimoniale va a vedere gli elementi annuali, ma si porta dietro perché i conti vengono chiusi al 31/12 ma vengono riaperti totalmente al 1 gennaio successivo. Quindi ricordate questa cosa che è molto importante. Detto questo, conto economico, situazione economico-reddituale della società. Allora, il conto economico ce l'ha da qui un pochino la struttura e poi la vedremo un po' nel dettaglio velocemente. Allora, il conto economico è rappresentato in forma scalare. E in forma scalare praticamente che cosa abbiamo? La voce A, la macroclasse più grande, la A riguarda il cosiddetto valore della produzione. Che intendiamo per valore della produzione? Per valore della produzione, e mi sposto un attimino qui, il valore della produzione riguarda praticamente tutto quello che è, lo dice il termine, il valore stesso della produzione dell'impresa, e quindi va essenzialmente a prendere tutti quelli che sono i componenti positivi di reddito, prima fra tutti i ricavi delle vendite o delle prestazioni, ma anche le variazioni delle rimanenze, badate bene, di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti. Perché? Perché i prodotti che mi restano in magazzino si suppone che io poi li venda nell'esercizio successivo, quindi è un componente positivo. Variazioni di lavori in corso su ordinazione, qualcosa che magari mi è rimasto ancora appeso e che non ho ancora terminato e che quindi poi potrò vendere. Incrementi di immobilizzazione tramite lavori interni, cioè sono tutte quelle migliorie che vengono apportate alle immobilizzazioni per poter praticamente poi aumentare la produttività dell'impianto stesso o altro. Altri ricavi e proventi, come possono essere per esempio degli affitti che incasso, magari ho dei locali, me li affitto e quindi la voce magari dei fitti attivi può andare all'interno dei ricavi o altri ricavi e proventi. E quindi si mette il totale del valore della produzione. Dopodiché torno qui. A fronte del valore della produzione abbiamo la voce B, costi di produzione, che ovviamente al contrario che cosa vanno a rappresentare? Tutti quei costi che io sostengo, io azienda sostengo, per poter appunto produrre. E quindi sono tutti i costi che io sostengo per poter praticamente supportare l'attività dell'impresa. Tra i costi di produzione nella voce B, ovviamente quali abbiamo? Sicuramente quello che spendiamo negli acquisti di materie prime, sussidiarie di consumo e merci, ma anche i costi per i servizi, per esempio la vigilanza, magari è una spesa di servizio, ok? Poi abbiamo magari i costi per il godimento di beni di terzi, oppure per il personale, fondamentale la voce B9. Nella voce B9 infatti abbiamo tre elementi importantissimi che sono il valore A, B e C, che riguarda i salari e gli stipendi, quindi il costo del personale nel vero senso del termine, gli oneri sociali e soprattutto il TFR, badate bene, trattamento di fine rapporto, ce l'abbiamo anche nel passivo dello stato patrimoniale, ma come vi ho detto nella lezione precedente, il TFR nello stato patrimoniale è il conto che include tutti i TFR dei dipendenti che maturano dalla costituzione in poi della società, mentre il TFR, trattamento di fine rapporto nel conto economico, noi qui troviamo solo la quota di competenza, cioè l'effettiva quota che noi spendiamo durante l'anno per i nostri dipendenti, quindi effettivamente quello che noi liquidiamo ai nostri dipendenti, chi va in pensione, chi lo chiede anticipato, eccetera. Quindi il TFR qui è la quota, mentre il TFR all'interno dello stato patrimoniale passivo è l'insieme di tutti i TFR dei dipendenti. Quiescenze simili, costi, eccetera. Altra voce fondamentale, eccola, la B10, ammortamenti e svalutazioni. E come possiamo vedere, gli ammortamenti sono pari a quelli delle mobilizzazioni immateriali e materiali. Come abbiamo accennato nell'attivo dello stato patrimoniale, le mobilizzazioni vengono iscritte al loro valore nominale, cioè al valore
a cui noi effettivamente abbiamo apportato, diciamo, quel macchinario oppure quella licenza, eccetera, nel suo valore appunto effettivo originario. Abbiamo fatto l'esempio dell'impianto a 30.000 euro. Ecco, se noi prevediamo che questo impianto abbia 10 anni di vita, i 3.000 euro, la quota annua per ogni anno che noi dobbiamo andare ad ammortizzare, va qui dentro. Quindi, per un impianto va qui, immobilizzazioni materiali, per una licenza un altro elemento va nelle immobilizzazioni immateriali. Quindi fate questo collegamento importante. Le immobilizzazioni nello stato patrimoniale attivo, valore nominale, cioè il valore intero, qui la quota annuale di riferimento. Svalutazione anche, perché noi possiamo anche svalutarli i nostri impianti o le nostre immobilizzazioni, ma anche i nostri crediti, se prevediamo magari di non poter incassare una parte, quindi va tutto qui dentro. Badate bene, anche la voce B11 è fondamentale. Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, consumo e merci. E qui ci deve subito saltare agli occhi una cosa. Le variazioni di rimanenze di materie prime vengono considerate come costi di produzione, mentre le variazioni di rimanenze di prodotti finiti vengono considerati come valore di produzione. Lo abbiamo spiegato. Un prodotto finito, io l'ho già lavorato, quindi lo devo solo vendere, ce l'ho in magazzino, lo venderò, quindi è un componente positivo. Le variazioni invece di rimanenze di materie prime, cioè le materie che io utilizzo per poter produrre, queste sono proprio inutilizzate e quindi mi fanno costo, perché non le ho utilizzate per produrre. Chiaro, anche un altro elemento fondamentale. Andando avanti, gli accantonamenti, altri accantonamenti, oneri diversi di gestione, qui ci mettiamo un pochino tutte quelle che sono le voci generiche di costo. E abbiamo il totale dei costi di produzione. Andando avanti, quindi nella struttura civilistica, arriva un momento in cui noi dobbiamo fare A meno B, cioè la differenza tra valore di produzione e costi di produzione. Fatto questo, abbiamo la voce C, proventi e oneri finanziari, di cui i più importanti sono soprattutto quelle relative alla voce C16, quindi crediti iscritti nelle immobilizzazioni oppure titoli iscritti nelle immobilizzazioni o le partecipazioni. Ma una voce che noi utilizzeremo sempre e comunque riguarda i cosiddetti interessi e altri oneri finanziari. Qui dentro, per esempio, soprattutto nella voce altri, noi ci andiamo a mettere tutti quelli che sono gli interessi passivi che paghiamo sui mutui, sui prestiti. Quindi qui hanno una natura prettamente finanziaria. Qui invece abbiamo i proventi finanziari. I proventi, che cosa vuol dire? Che non sono interessi passivi, ma sono interessi attivi. Quindi noi possiamo essere una società finanziaria, concediamo noi dei prestiti, concediamo noi dei mutui e quindi tutto quello che è interesse attivo che noi andiamo ad incassare va qui dentro, mentre qui ci va tutto quello che noi andiamo a pagare sui prestiti. Quindi qui abbiamo una natura finanziaria, quindi prettamente finanziaria e non economica. Ovviamente poi si fa il totale anche qui, le rettifiche, abbiamo rivalutazioni e svalutazioni di immobilizzazioni, partecipazioni, eccetera, e si va sempre a mettere il totale. La voce, come potete vedere, è stata eliminata nel 2015, quindi erano i proventi e gli oneri straordinari che adesso si vanno a mettere all'interno della voce C. Una volta che io sono arrivata qui, posso avere e finalmente calcolare il risultato prima delle imposte, prima delle tasse. E quindi come si calcola il risultato prima delle imposte? Si va a calcolare facendo A-B. Quindi valore di produzione meno costi di produzione. Più o meno C, più o meno D. Perché più o meno? Perché se in C ho proventi, allora finanziari li devo andare a sommare. Se in D ho rettifiche, quindi rivalutazioni, le devo sommare. Ma se io in C ho oneri finanziari, allora li devo sottrarre. Così come in D se ho svalutazioni, le devo sottrarre. Quindi una volta che ho fatto tutto questo, avrò il mio risultato prima delle imposte, al quale vado a togliere le imposte sul reddito d'esercizio, badate bene, correnti, cioè quelle dell'anno, differite, cioè quelle che dovrò pagare, anticipate, quelle che ho già pagato. Quindi imposte sul reddito d'esercizio globali, correnti, differite, anticipate, le vado a sottrarre dal risultato prima delle imposte e finalmente potrò ottenere il mio utile o perdita d'esercizio, valore che va riportato nel patrimonio netto passivo dello stato patrimoniale, come abbiamo visto in precedenza, elemento fondamentale che va riportato al suo interno. Allora, la struttura civilistica del conto economico l'abbiamo vista. Allora, per quanto riguarda i criteri di riclassificazione, allora, i criteri di riclassificazione sono tre. Allora, il primo è un criterio cosiddetto generico, chiamato generico, che vale un pochino per i vari tipi di riclassificazione, che va ad essere generico e generale, sia che noi riclassifichiamo, per esempio, a costo del venduto, sia che noi riclassifichiamo a valore aggiunto. Allora, mi spiego meglio. La riclassificazione del conto economico può essere a valore aggiunto o a costo del venduto, ma c'è un criterio generale che li accomuna nella cosiddetta gestione caratteristica. Quindi lo schema generale della riclassificazione di un conto economico prevede questa struttura.
Allora, noi andiamo a prendere i ricavi netti di vendita, cioè quelli che sono proprio i ricavi di vendita che abbiamo ottenuto. E andiamo a sottrarre tutti i costi operativi e otteniamo il reddito operativo. Quindi tutto ciò che ci è servito per vendere mi dà il risultato operativo. E questo è l'elemento in comune che hanno sia il costo del venduto che il valore aggiunto. Una volta fatto questo, andiamo a sommare o a sottrarre il risultato della gestione finanziaria. Quindi, come abbiamo detto, la voce C del conto economico. Andiamo a sommare o a sottrarre il risultato della gestione accessoria, quindi tutto ciò che magari abbiamo incassato oppure pagato improvvisamente, accessoriamente, che non avevamo magari previsto. E andiamo a sommare o a sottrarre il risultato della gestione straordinaria, tutto ciò che veramente noi non potevamo prevedere. E quindi qualcosa che abbiamo incassato oppure pagato in maniera improvvisa, perché non l'avevamo previsto. Quindi, una volta che abbiamo fatto questi conti, andiamo ad ottenere il cosiddetto reddito ante imposte. Togliamo le imposte e abbiamo il reddito netto, e questa riguarda proprio la gestione non caratteristica, perché va a prendere quella finanziaria, quella accessoria, quella straordinaria. Questa delle imposte viene anche definita gestione fiscale, ok? E questo è uno schema generale che si può utilizzare per poter riclassificare il conto economico, ma, come abbiamo già detto e come è scritto qui, la gestione caratteristica e soprattutto la riclassificazione del conto economico viene fatta a due criteri fondamentali: a costo del venduto, a valore aggiunto. E adesso andiamo a vedere la differenza. Allora, cominciamo con il conto economico riclassificato a costo del venduto, dei prodotti venduti. Allora, il concetto qual è? Il concetto è semplice, ce lo dice proprio il termine. Noi andiamo nella riclassificazione a far emergere, cioè a porre l'attenzione su quanto effettivamente abbiamo speso per vendere. Costo del venduto. Tutto ciò che noi abbiamo speso per vendere, quindi per produrre. E qual è la struttura? Allora, come vedete, si parte sempre dai ricavi netti di vendita. Quando si parla di ricavi netti di vendita vuol dire che sono ricavi netti magari appunto al netto di eventuali sconti che abbiamo ottenuto, eventuali abbuoni, eccetera. Quindi ricavi netti meno costo dei prodotti venduti. Allora, il costo dei prodotti venduti che va ad includere tutta questa cosa qua? Costo dei prodotti venduti è formato da tutte queste voci. Allora, noi nel costo dei prodotti venduti cosa abbiamo speso per vendere? Allora, innanzitutto andiamo a inserire il costo degli acquisti. Abbiamo acquistato, quindi gli acquisti servono soprattutto per quanto riguarda gli acquisti di merci o gli acquisti di prodotti per poter produrre. Acquisti. Andiamo a sommare o a sottrarre, a seconda che sia positivo o negativo, quella che è la variazione delle rimanenze di materie prime. Ve l'ho ricordato, ricordatevi che questo è un costo, perché le materie prime sono rimaste inutilizzate e quindi, essendo rimaste inutilizzate, possono gravare o essere negativo o positivo a seconda che alla fine dell'anno io mi ritrovi nel mio magazzino materie prime in valore positivo o negativo. Ecco, gli acquisti più o meno, le rimanenze di materie prime mi danno i consumi, quindi effettivamente quanto è stato il consumo aziendale. Ai consumi devo andare a sommare o a sottrarre varie voci, allora vado a sommare. Manodopera, oneri accessori, quindi manodopera cos'è? Costo del personale. Oneri accessori, gli oneri relativi, soprattutto la voce oneri sociali, sempre alla voce del conto economico relativo ai salari stipendi e quindi alla voce oneri sociali. E poi ovviamente anche il TFR, perché è sempre un costo di manodopera. Vado a sommare i costi generali industriali, quindi che cosa rappresenta questa divisione tra costi industriali e poi come vedremo altri tipi di costi? Allora, i costi generali industriali, perché vengono definiti costi generali industriali? Perché sono industrialmente legati alla produzione, quindi sono tutti quei costi che noi impieghiamo per poter produrre. Faccio un esempio, una bolletta dell'Enel, ok, potrebbe essere sia un costo industriale che amministrativo, perché? Perché una parte di quell'energia mi serve per produrre e mandare avanti gli impianti, e allora quella parte va inserita nei costi generali industriali. Ma una parte di quella bolletta invece viene usata per illuminare gli uffici. E allora quello è un costo amministrativo, ok? Quindi nel costo generale industriale va inserito tutto quello che è il costo relativo alla produzione, agli impianti, e soprattutto quello che mi serve e che ho consumato nel produrre. Poi abbiamo gli ammortamenti industriali. Perfetto ragazzi, gli ammortamenti è quello che abbiamo visto finora. Tutto quello che noi riusciamo ad ammortizzare industrialmente. Quindi terreni, fabbricati ci servono a livello industriale. Anche i software. Quindi sotto questo punto di vista se ci servono per produrre li dobbiamo andare a sommare qua. Poi abbiamo più o meno variazioni di rimanenze di semilavorati. Stesso discorso per le materie prime. Meno incrementi delle mobilizzazioni per lavori interni. Questo viene sottratto perché è un costo che, come abbiamo già detto, va praticamente a essere speso per poter migliorare
Le immobilizzazioni per lavori interni, cioè vengono migliorate per poter rendere gli impianti più produttivi. E quindi va sottratto perché è un incremento, cioè va praticamente a aumentare, migliorando quindi l'attività di quella, di quell'impianto, di quel macchinario, quindi va a aumentare la sua produttività. Quindi i consumi più tutto questo meno gli incrementi mi dà il costo dei prodotti finiti, cioè tutto quello che io ho speso per poter realizzare un prodotto finito da vendere. Quando ho finalmente sostenuto il costo dei prodotti finiti, vado ad aggiungere, a sottrarre che cosa? La variazione delle rimanenze dei prodotti finiti. È logico, quindi tutto quello che io ho speso per produrre, quindi per avere i prodotti finiti, più o meno le scorte, quindi le rimanenze che ho in magazzino degli stessi prodotti finiti, eccoci che siamo arrivati a Dama e abbiamo il valore del costo dei prodotti venduti. Ricavi netti di vendita meno costo dei prodotti venduti, cioè meno tutta questa storia che abbiamo messo qui dentro, mi dà il margine lordo industriale, cioè quanto all'ordo questa società praticamente ha ottenuto togliendo dai ricavi netti il costo della produzione dei prodotti venduti. Una volta che ho il margine lordo industriale, eccoci qui, vado a sottrarre i cosiddetti costi amministrativi e generali, quello che vi dicevo prima, l'esempio della bolletta dell'Enel, qui ci vado a mettere quello che mi serve di Enel, quanto di Enel mi serve, mi è servito per illuminare la fabbrica e quindi sotto questo punto di vista a livello magari di struttura amministrativa. Meno i costi commerciali e distributivi, soprattutto qui nei costi commerciali, ricordatevi, vanno soprattutto messi i costi per i servizi, i costi per la pubblicità. Ma badate bene, una volta che viene fatta questa distinzione, voi potrete dire, sì, ma io come so quando un costo è industriale o quando un costo è stato effettivamente amministrativo? Ce lo dice l'esercizio stesso. Gli esercizi praticamente ci vanno a dire quanto è stato imputato a livello industriale e quanto è stato imputato a livello amministrativo. Quindi margine lordo industriale meno i costi amministrativi e generali, meno i costi commerciali e distributivi, finalmente arrivo a quello che è il risultato operativo. Ricordiamoci che una volta che siamo arrivati qui, risultato operativo, siamo arrivati qui, reddito operativo è la stessa cosa, o risultato operativo o reddito operativo è uguale, dobbiamo poi andare a sommare, a sottrarre la gestione finanziaria, quella accessoria, quella straordinaria, otteniamo il reddito ante imposte, togliamo le imposte e abbiamo il reddito netto. Ok? Detto questo, invece il criterio del valore aggiunto che cosa mi va a rappresentare? A differenza del costo del venduto, il criterio del valore aggiunto mi va a riclassificare il conto economico ponendo alla mia attenzione che cosa? Il valore aggiunto che ha questa impresa, questa società. Che vuol dire il valore aggiunto? Cioè quanto questa società effettivamente ha potuto ottenere e che può essere poi reinvestito nella sua attività. Allora si parte sempre, come potete vedere, dai ricavi netti di vendita. Dai ricavi netti di vendita che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare sempre a sommare o a sottrarre, questa volta che cosa? La variazione dei prodotti finiti e dei semi lavorati. Ovviamente in questo caso variazione dei prodotti finiti, soprattutto dei semi lavorati, a volte, dipende da come sono iscritti in bilancio, ma a volte sono molto sempre sommati. Perché? Perché come abbiamo detto i prodotti finiti in questo senso sono visti come una risorsa, perché sono prodotti che potremmo vendere, anche se li abbiamo in magazzino, però li venderemo, se spera. Dopodiché andiamo ad analizzare e a sommare i costi capitalizzati per produzioni interne. Allora, qui si chiamano costi capitalizzati per produzioni interne. Nel criterio precedente si chiamavano incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni. È la stessa, identica cosa, solo qual è la differenza? La differenza è che qui, lo vedete, vengono sommati. Perché? Perché questi costi che mi sono serviti per poter incrementare le produzioni interne, cioè migliorare i miei impianti, sono dei costi praticamente che sono visti come componente positivo perché aumentano la produttività. Nel costo del venduto sono costi effettivi, infatti andavano sottratti. Qui invece vanno sommati perché mi danno il valore aggiunto, cioè mi danno qualcosa in più che la società può avere. Quindi ricavi netti di vendita più o meno le variazioni di prodotti finiti più i costi capitalizzati per produzioni interne mi danno il prodotto di esercizio, cioè effettivamente quanto io nell'esercizio sono riuscito appunto a produrre. Da qui dobbiamo andare a togliere che cosa? I consumi di materie prime. E quindi ricordiamo, i consumi di materie prime erano appunto nel costo del venduto, erano appunto espressi dagli acquisti, quindi i costi per gli acquisti, più o meno le variazioni delle rimanenze delle materie prime. Ricordiamoci che è sempre un valore negativo la materia prima perché non siamo riusciti a formare un prodotto finito. Poi andiamo a togliere le spese per i servizi, giusto? Quindi tutto quello che è servizio, vigilanza, eccetera.
Andiamo di nuovo a risommare i costi capitalizzati per prestazioni di servizi, stesso concetto di quelli per produzioni interne. Qui, invece di incrementare gli impianti o le immobilizzazioni, siamo andati a incrementare una prestazione di servizio, cioè abbiamo migliorato il nostro servizio. Ma dall'altra parte erano sottratti nel costo del venduto alla voce costi distributivi o commerciali. Qui invece praticamente vanno sommati, sempre per lo stesso discorso, perché possono portarmi una produttività maggiore, è un valore aggiunto. Meno altri costi esterni, come potrebbe essere magari un leasing, qualcosa, eccetera. Tutto questo, quindi prodotto di esercizio, meno i consumi, meno le spese, più costi capitalizzati per le prestazioni, meno altri costi esterni, mi dà il valore aggiunto. Una volta che ho ottenuto il valore aggiunto, cioè quanto effettivamente è in più, e quindi quanto posso magari reinvestire ed impiegare nella mia società, vado a togliere il costo del personale. Tutto, quindi salari e stipendi, oneri sociali, TFR. E ho il margine operativo lordo, anche detto MOL, margine operativo lordo, quindi quanto al massimo posso operare sul mercato, al lordo. Dall'lordo che cosa gli devo andare a togliere? Gli accantonamenti, quindi i fondi, e gli ammortamenti, sempre delle immobilizzazioni, quindi gli ammortamenti, i costi. Tolto questo, riotterrò di nuovo il mio risultato operativo, che viene definito margine operativo netto, quindi il lordo rappresenta il valore aggiunto meno il costo del personale. Il netto è il MOL meno gli accantonamenti e gli ammortamenti. Una volta che sono arrivata qui, di nuovo ritorno qua. Quindi quando ho il mio risultato operativo, vado di nuovo a sommare e sottrarre gestione finanziaria, accessoria, straordinaria, e ho il reddito ante imposte. Tolgo le imposte e ho il reddito netto. Un'ultimissima cosa. Allora, ripeto il concetto generale. La riclassificazione a costo del venduto e a valore aggiunto hanno come obiettivo quello di riclassificare il conto economico, ma darci due notizie diverse. A costo del venduto ci fa emergere tutto quello che noi, società, abbiamo speso per poter produrre, quindi i costi sono intesi proprio come voci di costo e quindi vengono sottratti e vanno quindi ad incidere sul nostro reddito. Invece nel valore, nel criterio del valore aggiunto, questi costi, soprattutto come abbiamo visto, quelli per produzioni interne o per capitalizzazione di prestazioni di servizi o addirittura anche quelli dei prodotti finiti, non sono definiti dei costi nel vero senso del termine, ma sono valore aggiunto e quindi vengono sommati agli interno dei vari schemi che abbiamo visto. Quindi ricordatevi questa cosa fondamentale di differenza tra costo del valore aggiunto e costo del venduto. Costo del venduto, quanto abbiamo speso per poter effettivamente produrre, invece valore aggiunto, quanto ho in termini proprio di valore aggiunto da poter magari reimpiegare nell'esercizio successivo per poter rendere ancora più produttiva la mia società.